Buonasera, benvenute e benvenuti virtualmente alla Biblioteca San Matteo degli Armeni per questa presentazione insieme a Filippo Bauleo che vedete con me in studio. È un nuovo appuntamento con la casa editrice Cultura e Salute di Perugia, con cui abbiamo già realizzato altri incontri. Cultura e salute, potremmo dire cultura e salute. Perché sappiamo benissimo quanto è importante la cultura per il benessere. E una casa editrice svolge in particolare questo compito, cioè di aiutare la promozione della salute attraverso la cultura sanitaria, la cultura della salute, ma più in generale la cultura e il benessere delle persone. Bene, do la parola a Filippo per introdurre l'incontro di oggi e do naturalmente il benvenuto e il buon ascolto a tutti. Prego. Grazie, grazie Gabriele. Grazie a te che rappresenti le biblioteche comunali di Perugia per la grande collaborazione che ci date da alcuni anni. Io mi piace introdurre ricordando anche che abbiamo costruito assieme questo numero speciale della salute umana con il dossier Le biblioteche promuovono salute. E la nostra collaborazione continua oggi con la presentazione di questo volume. È un volume fatto da quattro assistenti sanitari che hanno messo tutto il loro impegno professionale, la loro passione, la loro esperienza professionale in questo libro. E do subito la parola alla prima delle autrici, che è Maria Grazia Aloisio. E ricordo con piacere che Maria Grazia Aloisio alcuni anni fa c'era venuta a trovare a Perugia per parlare con la professoressa Modolo proprio delle esperienze delle assistenti sanitarie e della formazione che aveva ricevuto anche lei a Perugia negli anni passati. La parola a Maria Grazia Aloisio. Filippo, grazie. Scusate, ma sono un po' emozionata. In effetti, quell'incontro di 2 anni fa ci ha permesso di ritrovare, a me personalmente, di ritrovare voi, perché magari la professoressa Modolo era passato qualche anno, manco si ricordava di me, però ci siamo ritrovati dopo tanti anni con questo cuore che batte costantemente sulle questioni dell'educazione e della promozione della salute. Vabbè, cerco di lasciare alle spalle l'emozione e il mio compito è un po' di introdurre il nostro lavoro, di spiegare a chi ci sta ascoltando e che ringraziamo, come è nata l'idea di questo libro. Innanzitutto abbiamo sentito forte per anni l'esigenza di portare una testimonianza, di lasciare un segno. Non questo voglia sembrare un atto di presunzione, ma al contrario, ci siamo chieste quanto noi abbiamo potuto imparare in diretta, sperimentando direttamente con le colleghe in lavori di gruppo, quanto poi sappiamo mettere in atto quotidianamente da quasi 40 anni personalmente. E invece ci siamo chieste quanto abbiamo potuto imparare sulla professione della professione da testi scritti, questi sì, da colleghe che prima di noi avevano vissuto in questa realtà italiana le questioni della medicina preventiva, della medicina sociale e quant'altro. E ci siamo ritrovate quindi con il desiderio di testimoniare, di lasciare scritto per quel poco che vale, per quel tanto che vale, quello che ci è capitato e quello che ha funzionato soprattutto, quello che abbiamo potuto conoscere bene, e dico bene, e anche qui non con presunzione, insegnando nei corsi di laurea, perché qualcuna di noi è stata docente nei corsi di laurea, progettando in merito all'utilizzo dei social. Quindi nella media education, progettando, ma soprattutto dando supporto alle famiglie, nelle scuole e collaborando costantemente per anni con l'Associazione, Assistenti Sanitari della Lombardia, tutte e quattro siamo lombarde. Il desiderio era forte e in questo senso
posso dire che sentivamo la mancanza, l'avete già capito, no? Di qualcosa di scritto. Mancanza anche di una conoscenza comune, e anche perché parecchie delle cose che trovate scritte qui sono storia, ma qualcosina è anche l'esperienza progettuale della scrittura del libro, e qualcos'altro deriva anche da progetti che ancora sono in corso e che sono buone pratiche a livello nazionale. L'assunzione di responsabilità, questa cosa ne parleremo anche più tardi, è derivata come decisione da questa esigenza che sentivamo, cioè ci prendiamo interamente la responsabilità di quello che abbiamo scritto, ci abbiamo messo la faccia, nome e cognome, e l'abbiamo deciso insieme. Anche lì è stata simpatica la cosa, perché qualcuna di noi si conosceva già, perché avevamo lavorato insieme, qualche altra no, cioè addirittura Giusy è di un'altra provincia, no? Quindi ci sono state delle, come dire, delle vicinanze precedenti, abbiamo sentito questa sintonia e siamo partite con un progetto, perché questo libro poi è il risultato di un lavoro che è durato parecchi mesi, non decenni, fortunatamente, e che ha però, come dicevo all'inizio e poi chiudo, come cuore pulsante questa esperienza vissuta in Perugia. Allora devo parlarne per forza, lasciatemelo dire. Il master di primo livello, ora è un master di primo livello, allora era il master in educazione sanitaria e promozione salute, allora era l'unica possibilità che un assistente sanitario a livello nazionale, stiamo parlando del 99, l'unica possibilità per un assistente sanitario di approfondire anche come sapere, ma soprattutto come saper fare nei lavori di gruppo multiprofessionale, le questioni, il fare, l'agire professionale in merito all'educazione alla salute. A Perugia si riunivano professionisti di tutta Italia, e quindi era nata lì anche, basta poi la smetto, giuro, l'Associazione Italiana Educazione Sanitaria, che aveva delle sezioni regionali. E, ecco, io ho avuto, noi, chi c'era, che più giovane no, abbiamo avuto la fortuna di crescere, di muovere i primi passi anche studiando a Perugia, e quindi grazie Perugia. Lascio la parola alla collega che vi spiegherà qualcosa di più sul libro, quindi l'idea, scusate, la frase importante, pagina 18, andatevela a vedere se avete il libro sotto mano. Questo è quello che ci diceva Maria Luisa Barbieri, la quinta autrice. L'abbiamo scritto dopo che lei è mancata, ma ci ha donato molto, abbiamo imparato molto da Maria Luisa Barbieri. La sua frase, ve la leggo perché ancora l'emozione prevale, è: se la professione non scrive, la professione non cammina. Ed ecco che abbiamo messo la barca in acqua, come si suol dire, un pochino. Ti lascio la parola, Benedetta. Grazie. Eccomi, buonasera a tutti. Proseguo rispetto alla parte introduttiva di Maria Grazia in merito a come vi consigliamo di utilizzare questo testo. Prima di tutto è un testo che racchiude approfondimenti sia documentali, come sarà molto evidente nel breve intervento che seguirà della mia collega Cassanelli Lucia, sia approfondimenti strettamente legati alle nostre esperienze di lavoro. Se si potesse proiettare la diapositiva, grazie. Vuole essere un testo che contribuisce alla formazione continua di colleghi che, come noi, sono in cammino e che gli interessa il confronto. E anche, contestualmente, l'abbiamo immaginato come testo inserito nei percorsi di laurea. Inserito in un percorso di laurea con un'accortezza che prima venga ben individuato dal docente la parte specifica che si vuole appunto condividere con gli studenti, perché non è proprio un testo semplicissimo, e quindi pensiamo che per le vostre attività laboratoriali sia importante che prima venga individuato e scelto quale parte mirata utilizzare.
non affrontiamo, ecco, anche questo ci interessa molto che sia ben chiaro, non affrontiamo tutti gli ambiti lavorativi dell'assistente sanitario ed è stata una scelta proprio legata alle nostre esperienze, quindi affrontiamo quello che è più affine, in cui potevamo trasmettere di più in base all'esperienza lavorativa, perché siamo comunque abbastanza datate tutte e quattro. Abbiamo deciso di inserire nelle pagine del libro il nostro metodo di lavoro sotto due punti di vista, sia come metodo di costruzione del nostro gruppo come quattro autrici, e sia la nostra, abbiamo chiamato, cassetta degli attrezzi, cioè i metodi lavorativi che utilizziamo e che abbiamo utilizzato negli anni. Individuerete molto bene le parti in cui mettiamo in divisione come poter costruire un gruppo che noi chiamiamo funzionale, che è il nostro gruppo di noi quattro colleghe, perché sono le pagine caratterizzate da un linguaggio molto diretto e introspettivo. Però anche in queste parti, appunto, pensiamo di darvi dei metodi e quindi degli strumenti di lavoro. In chiusura di ogni capitolo abbiamo raccolto degli spunti di riflessione, sempre in quest'ottica per favorire il confronto tra quello letto e la propria esperienza oppure il proprio percorso didattico, e in alcuni invece troverete delle raccolte di parole chiave in più. Invitiamo il lettore a sottolineare le parole che invece individua lui o lei come parole della professione, in modo che sia un po' più partecipata proprio questa lettura. Abbiamo anche predisposto al termine del libro due semplici pagine vuote in cui poter raccogliere le proprie parole della professione. In ultimo, per inquadrare come utilizzare il libro, il costrutto del libro, vi sarà chiaro che cerchiamo un dialogo con il lettore, proprio perché crediamo che solo così la professione possa crescere. Vi proponiamo ora un video di presentazione che racchiude tutti questi concetti. Buongiorno, sono Benedetta Chiavegatti, assistente sanitaria. Sono qui per farvi la presentazione di un testo che ho scritto assieme a tre colleghe. Il titolo del testo è Essere assistenti sanitari, guida la professione. Le altre autrici sono Maria Grazia Aloisio, Lucia Cassanelli e Giuseppina Maganuco. Nel 2019 è ricorso il centenario dalla nascita della nostra professione e questo per noi è stata una motivazione importante per decidere di scrivere. Abbiamo scritto questo testo per voi, colleghi, per voi che siete nel percorso universitario, quindi futuri assistenti sanitari, e per gli assistenti sanitari che, come noi, si sentono sempre in formazione, che vedono nel confronto con dei metodi di lavoro diversi dai propri un'occasione di crescita professionale. Ci preme informarvi che nella lettura del testo troverete dei capitoli di natura diversa. Il secondo e il terzo capitolo, scritti dalla collega Lucia Cassanelli, affrontano come argomento la storia della professione e i cardini su cui il nostro lavoro da assistenti sanitari si basa, indipendentemente dagli ambiti lavorativi in cui ci troviamo ad operare. Altri capitoli invece sono l'unione tra l'approfondimento e la ricerca e la nostra esperienza lavorativa. Per esempio il capitolo 7, curato principalmente dalla collega Maria Grazia Aloisio, sulla promozione della salute all'interno delle comunità, e anche il capitolo 9, che ho seguito io prevalentemente, che approfondisce come il digitale possa collaborare alla promozione della salute. Possiamo definire il nostro testo come volutamente incompleto. Incompleto perché non affrontiamo tutti gli ambiti lavorativi in cui l'assistente sanitario può trovarsi a lavorare. E volutamente incompleto perché abbiamo scelto di approfondire l'ambito in cui potevamo unire la ricerca e gli approfondimenti con la nostra esperienza lavorativa, e quindi l'ambito prevalentemente affrontato nel testo è quello della promozione della salute. Definiamo questo testo incompleto per un secondo motivo, perché manca il contributo del lettore, sì, il vostro. Cosa voglio dire con questo? Che abbiamo immaginato un testo interattivo in cui il lettore è anche lui protagonista e dà forma al testo stesso.
Sì, abbiamo immaginato un libro che potrebbe definirsi vivo e pulsante tra le mani del lettore, che in base alle riflessioni che innesca nel lettore, in base alle risonanze che sono diverse da uno all'altro, prende una forma piuttosto che un'altra. Arriviamo ora ai due fili rossi che percorrono tutta l'opera e il primo di questo ci aiuta anche a capire cosa intendiamo che si tratta di un manuale vivo e pulsante. Il primo filo rosso sono le parti del libro seguite prevalentemente dalla collega Giusy Maganuco. Il capitolo 1 e quelle parti di testo che si trovano tra un capitolo e l'altro, che le noterete, le distinguerete ben bene per il linguaggio informale che le caratterizza, la ricchezza di note, di approfondimenti bibliografici e di domande per degli spunti di riflessione. Con queste parti noi abbiamo voluto proprio mettere nelle vostre mani la nostra cassetta degli attrezzi, cioè il nostro metodo lavorativo, sia per la costruzione del nostro gruppo di lavoro intorno a questo libro, ma anche proprio del nostro metodo di lavoro in generale, perché sappiamo che il nostro lavoro di promozione alla salute deve sempre tener conto dei soggetti con cui interagiamo e quindi abbiamo pensato in questo modo di potervi dare come un'occasione di vivere un laboratorio e quindi abbiamo previsto nella parte finale conclusiva del testo delle pagine in cui poter raccogliere le parole chiave e le proprie riflessioni. Solo in questo modo il testo diventerà completo e personalizzato. La collega Maganuco ha questa modalità di scrivere che permette proprio di prendersi il proprio spazio tra un contenuto e l'altro, di un capitolo e l'altro, e questo prendersi spazio favorisce la riflessione e il confronto con la propria modalità lavorativa. L'altro filo rosso del testo sono le parole della collega Maria Luisa Barbieri, deceduta nel 2017. Maria Luisa ha fatto veramente tanto per la tutela e per la crescita della professione. Noi abbiamo collaborato con lei e abbiamo avuto la fortuna di conservare alcuni dei suoi scritti. E allora abbiamo pensato di distribuire alcuni di questi testi che hanno un senso tra un capitolo e l'altro del nostro libro. E per questo c'è questa presenza costante che attraverserà le pagine del testo che andrete a sfogliare. Per questo motivo l'abbiamo voluta aggiungere come quinta autrice a pieno titolo del testo e siamo convinte che lei ne sarebbe contenta e d'accordo. Si conclude così questa presentazione, che mi auguro sia stata sufficientemente stimolante per voler arrivare a sfogliare le pagine del libro. Io, insieme alle altre tre colleghe, ci auguriamo tanto che questo testo possa contribuire ad appassionare gli studenti universitari del corso di laurea di assistente sanitario per questa splendida professione. Ci auguriamo anche che i nostri capitoli, i nostri approfondimenti e riflessioni siano utili per gli assistenti sanitari, i colleghi, che in questo modo possano avere degli stimoli di riflessione per il loro modo di lavorare. Sempre disponibile ovviamente a un confronto, troverete le nostre email e quindi pronte a scambiarci le idee in futuro. Solo in questo modo crediamo che il nostro impegno possa risultare utile per voi, per la professione stessa e per la società. Buona lettura allora! Do la parola alla mia collega Maganuco. Allora, grazie, è una grande emozione essere qui e ringraziamo tanto l'editore perché oltre a pubblicare il libro ci ha offerto anche questa opportunità che non è da tutti. Chiedo la prima l'unica diapositiva che ho preparato per parlare delle parole chiave che ho individuato per presentare i miei capitoli, che sono essenzialmente il capitolo 1, quello sul metodo, e il 4, quello sull'etica e la crescita professionale. E ho immaginato appunto le quattro parole chiave sono identità, competenze, relazioni e cultura. E vi chiedo di immaginarle come non tanto come dei cerchi fissi, ma come una spirale, il cui movimento parte dal centro, dal cuore, dall'identità, si allarga le competenze, passa attraverso le relazioni per arrivare a sfociare nella cultura che comprende tutto e tutto abbraccia. Il disegno sullo sfondo sta proprio, che è il disegno riportato poi in copertina,
sta proprio a rappresentare l'idea di spazio, l'idea di diversi elementi che si incontrano e che generano dei movimenti, delle forme poi diverse, e questo è quello che è successo dal nostro incontro, ecco. La prima parola, identità, allora già il titolo del libro, Essere assistenti sanitari, rimanda all'identità professionale. E quando parliamo di identità abbiamo tutti un po' in mente la parola imprinting, no? Quanto è determinante nella formazione dell'identità, perché lascia una traccia, e quanto anche il contesto è importante nella formazione. Nella mia esperienza, il primo imprinting l'ho avuto a Milano negli anni '80, quando ho iniziato a lavorare per l'Ispettorato Assistenti Sanitari, che si occupava di coordinare, organizzare e gestire l'attività di centinaia di assistenti sanitari nel territorio. E per chi non conosce la realtà milanese, ricordo semplicemente che in ogni servizio, in ogni scuola, in ogni consultorio familiare, pediatrico, centro psichiatrico territoriale, antitubercolare, servizio vaccinazioni, c'era un assistente sanitario. Ovviamente ogni assistente sanitario copriva, aveva più servizi, ma si era veramente in tanti. E quindi quanto è importante il contesto e quanto il contesto è cambiato negli anni. Il secondo imprinting invece l'ho avuto quando ho avuto l'opportunità, il privilegio di far parte del gruppo di studio, di lavoro e ricerca dell'Associazione Assistenti Sanitari della Lombardia, istituito e coordinato dalla collega dottoressa Maria Luisa Barbieri, a cui abbiamo dedicato il libro, che con la sua formazione, cultura ed esperienza ha dato un contributo indispensabile, fondamentale per il raggiungimento di obiettivi e di risultati allora importantissimi, insieme anche ad altri colleghi, quali il profilo, l'ordinamento didattico, l'assegnazione alla classe di appartenenza, tutti elementi che noi diamo per scontati, perché ce li siamo ritrovati, ma che alle spalle hanno tantissimo lavoro. Ecco. In questo gruppo di lavoro ho potuto veramente imparando a confrontarmi, ad approfondire, a discutere sulla professione, ho sviluppato competenze. E quindi qui si aggiunge la seconda parola, nel gruppo tra pari si apprende. E quindi insieme a Maria Luisa Barbieri, ad Esther Gabrieli, che era presidente dell'associazione e della federazione nazionale, a Lucia Balzi e ad altri colleghi che si sono succeduti nel tempo, ho avuto proprio questa possibilità di approfondire e di comprendere sempre di più il valore della professione, e quindi a costruirmi una struttura e una forma sempre più definita. E quando c'è identità, c'è chiarezza, c'è sicurezza, si sa qual è il nostro ruolo, qual è il nostro posto, e si riesce anche a sostenere le nostre scelte, e quindi diventa tutto un po' più semplice. Le competenze si sviluppano durante tutto l'arco della vita, e quindi non si finisce mai. Nel testo, nei miei capitoli, troverete delle domande, delle proposte di lavoro che sono non solo di tipo cognitivo, ma anche col corpo, perché noi siamo anche corpo, e quindi l'apprendimento passa attraverso vari livelli. E dalle relazioni mi aggancio appunto alla terza parola. Le buone relazioni, cioè questo libro è il frutto di belle relazioni, relazioni avute nel gruppo di studio, nel gruppo di scrittura. E la stessa parola, relazioni, contiene la parola azioni, quindi possiamo dire che buone relazioni possono generare azioni. Non deve essere necessariamente un libro, può essere altro, ecco. E
questo è quello che noi auspichiamo poi nell'epilogo. La costruzione, la creazione di spazi di condivisione, di laboratori, di gruppi di approfondimento proprio tra colleghi. E immagino, ecco, questa parola relazioni come il filo di un gomitolo. A noi possiamo lanciarlo appunto a chi vogliamo, e l'altro può scegliere se accettare questo filo o meno. Entrambi però abbiamo la responsabilità di mantenere questa relazione, che non deve essere il filo non può essere né troppo teso ma nemmeno troppo allentato, e quindi questa è una competenza importante per noi, per tutti. Le relazioni dipendono dalla da una buona comunicazione, dalla comunicazione etica, e questi sono un po' aspetti che vengono affrontati nel quarto capitolo. E tutto questo genera, sfocia poi nella cultura. Cultura come coltivare, nel momento in cui ci prendiamo cura, coltiviamo le nostre riflessioni, approfondimento, ma soprattutto li scambiamo con gli altri, ci confrontiamo sui valori, sugli stili, sugli strumenti che utilizziamo, allora il patrimonio, il nostro patrimonio non è più singolo, ma la messa in comune diventa patrimonio del gruppo professionale, e quindi c'è la possibilità di generare cultura. Quindi abbiamo la possibilità di attivare un processo, ed è quello che noi auspichiamo. E passo la parola a Lucia. Grazie Giusy, buonasera a tutte. Intanto prima di entrare nel merito dei miei capitoli, dei miei due capitoli, delle mie due parti, volevo dire che, come è già stato anche detto dalle altre colleghe, che l'esperienza, ecco, se vogliamo parlare di esperienza storica all'interno dell'Associazione degli Assistenti Sanitari della Regione Lombardia, è stata un'esperienza molto significativa, perché ci ha permesso appunto di acquisire questa cultura e questo modello professionale, ed è per questi elementi, e sono stati poi questi elementi che ci hanno permesso di lavorare insieme. Ecco, allora io, per interesse diciamo personale, ho voluto affrontare quella che è stata un po' la storia della nostra professione. Ovviamente 100 anni di storia è un po' difficile, infatti il libro noi l'abbiamo pensato anche come mezzo strumento per commemorare appunto il centenario, però ho dovuto un po' ridimensionare questa ambizione di prendere in considerazione un periodo storico più lungo, ma si è poi concordato di lavorare solo sugli anni che hanno dato origine alla nostra professione. Qual è stata la storia, qual è stata la motivazione, perché il mondo sanitario del nostro paese ha sentito l'esigenza di formare la nostra figura professionale. Prima di entrare nel merito proprio dell'aspetto storico, ci siamo interrogate, no, su perché è importante inserire questo capitolo in un testo, in un manuale da utilizzare in sede universitaria. Per due motivi. Il primo è che, nonostante siano passati decenni, addirittura ci sono 11 corsi universitari sul territorio nazionale, nonostante questo, ancora la figura professionale, questa professione sanitaria, una delle 22 professioni sanitarie,
è ancora non molto bene conosciuta. E affermo questo perché innanzitutto il territorio italiano è diversificato, quindi questa conoscenza è un po' diffusa a macchia di leopardo, nel senso che a secondo delle politiche sanitarie adottate nel tempo, non dico solo nazionali ma anche quelle regionali, hanno poi portato a un investimento diverse delle varie professioni e quindi magari è stato investito un po' meno sulla nostra. Teniamo presente anche un comune denominatore che è quello del minore investimento nel nostro paese poi negli ultimi decenni per quanto riguarda la prevenzione. Ecco, questo è così una considerazione generale. E poi per quanto riguarda invece la mia esperienza rispetto quindi all'aspetto conoscitivo della figura professionale, pur avendo lavorato sempre a Milano che per gli storici della medicina è sempre stata un po' la capitale pilota per quanto riguarda la sanità, e mi sono ritrovata a lavorare, io avevo due attività quando ero una dipendente ASL, lavoravo in un servizio territoriale e collaboravo presso il corso di laurea dell'Università Statale di Milano e ci siamo resi conto con le colleghe che facevano il mio stesso lavoro che anche a livello universitario non era tanto conosciuta questa professione. Addirittura periodicamente gli studenti di ritorno dalla lezione ci riferivano che il docente che entrava in aula non conosceva la professione di assistente sanitario. E poi per quanto riguarda il territorio, i vari dirigenti che si sono succeduti negli anni dimostravano questa poca conoscenza del profilo, per cui a volte alcune attività o progetti venivano assegnate ad altre professioni che magari non avevano un profilo che contemplava proprio quelle aree di lavoro che erano state assegnate. Ecco, questo è il primo grande motivo del portare a conoscenza della nascita della professione, come il perché è nata. L'altra motivazione che condivido, non si può che non condividere l'opinione di diversi storici della valenza che ha la conoscenza della storia. Se noi conosciamo la nostra storia passata, questo ci permette di guardare al presente e anche al futuro con una maggiore consapevolezza. Quindi io penso che possa essere d'aiuto per gli studenti, soprattutto del primo anno, acquisire questo, far tesoro di questo piccolo tassello che dà senso poi un po' al percorso di studio del primo anno, tenendo conto che comunque loro potrebbero essere anche facilitati dal fatto che facciano storia della medicina. Ecco, vi accenno le fonti che ho utilizzato. Ho scelto di utilizzare un testo scritto da una storica dove ci presenta molto chiaramente lo spazio temporale in cui è nata la nostra professione, ossia considera gli anni che precedono la Grande Guerra fino ad arrivare agli anni 30, quindi tutto ciò che è stato fatto nell'epoca fascista. Poi l'altro testo è molto importante, che per me è stata proprio una grande scoperta, è un manuale scritto da un'assistente sanitaria nel 1942, era la direttrice della scuola per assistenti sanitari di Bolzano. Questo manuale era il testo principale del corso, perché è un testo ben strutturato, che presenta con completezza tutte le aree di lavoro dell'assistente sanitaria e anche gli strumenti operativi, e con una introduzione approfondita su quella che era la situazione assistenziale addirittura a livello, non solo europeo, ma anche includendo anche
paesi anche extraeuropei. Poi le altre fonti, ho voluto utilizzare il materiale dell'archivio dell'Associazione Regione Lombardia. Ho trovato dei documenti che erano stati stilati in passato dalle colleghe, sono comunque riuscite a inserirli proprio a commento e a completamento di mie considerazioni. E poi l'altra fonte significativa sono state le leggi, le varie leggi che si sono succedute, che hanno permesso l'affermazione della nostra professione. Ecco, per quanto riguarda il testo, volevo far presente che la professione nasce in un momento, ne parliamo prima della Grande Guerra, in un momento in cui il nostro paese aveva bisogno di un processo di riforma dell'assistenza. E per quanto riguarda questo campo erano molto interessate, si sono attivate le associazioni delle donne, il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, che era costituito da donne aristocratiche dell'alta borghesia che già si occupavano di assistenza a livello filantropico, ma anche concretamente andavano nelle case, quindi conoscevano quella che era la realtà della nostra popolazione, le sacche di povertà, il disagio legato appunto alla povertà, le malattie professionali, le malattie infettive. E quindi questo loro interesse verso l'assistenza, che subentra alla tutela del diritto delle donne di cui si erano occupati, poi va a incontrare l'intento della Croce Rossa Italiana, che nel 1918 in Italia, per contenere quella che era il grande problema della diffusione della tubercolosi. Quindi nasce la prima scuola e poi sarà nell'epoca fascista che verranno attivate le scuole statali con l'esame finale. Ma la cosa importante è che nell'epoca fascista proprio l'assistente sanitario è l'unico operatore, ovviamente oltre al medico condotto e altre figure mediche, della sanità pubblica. Sanità pubblica perché loro venivano chiamate per la costruzione di una coscienza igienica della popolazione, allora veniva chiamata così. E questa coscienza, cioè l'attenzione alla propria salute, all'igiene, alle abitudini di vita, non attraverso un metodo autoritario, ma attraverso un'azione educativa. Quindi un'azione più, diciamo, improntata all'attenzione dei bisogni della persona che si ha di fronte e poi adattare il piano assistenziale a secondo alle peculiarità della persona. Scusate, mi sono forse dilungata un po' troppo, ma volevo dire che quindi è stato, diciamo, il primo professionista che si è occupato allora di educazione sanitaria. Poi comunque con l'epoca fascista sono stati attivati tutta una serie di servizi in cui, come diceva già precedente Giusi, già in quell'epoca era l'assistente sanitaria era presente. Infatti chiedo la prima diapositiva. Ecco, questa diapositiva presenta queste fotografie che probabilmente per alcune di noi sono già note, ma danno l'idea di quelli che sono stati i contesti lavorativi. Queste sono foto degli anni 30, anni 40, e vediamo la prima foto a sinistra in alto, la visita domiciliare. Ecco, tra l'altro, la professione di assistente sanitaria ovviamente era una professione solo per le donne visitatrici, perché il lavoro si svolgeva prevalentemente a domicilio. Quindi la prima foto mostra questa visita domiciliare per addestrare la mamma al come si fa il bagno, insomma l'igiene
del bambino. In basso a sinistra, questo è un asilo nido dove le assistenti sanitarie facevano il sopralluogo per controllare lo stato di salute, comunque l'igiene del bambino, con il controllo anche del cavo orale. Poi in alto a destra questo è un contesto, è una colonia dove i bambini vengono controllati nel momento dell'igiene personale. E poi in basso a destra questo è un ambiente di lavoro, è un frantoio dove l'assistente sanitaria fa il sopralluogo in presenza del medico del lavoro. Come notate, le assistenti sanitarie hanno una divisa, addirittura un cappello, e stando dei documenti che ho letto, che sarebbe un documento che è stato stilato dal Comune di Milano, avevano anche l'obbligo di portare un distintivo particolare. Ecco, non aggiungo niente su questo argomento, direi che devo terminare qui perché mi sa che ho usato troppo tempo. Quindi, per contiguità, mi sono poi dedicata al terzo capitolo, un capitolo che ho intitolato Cornice concettuale della professione. E per cornice concettuale, adesso, se per cortesia mi potete dare la seconda diapositiva. Ecco, un cornice concettuale della professione che va intesa come l'insieme di quei nuclei cardine, teorici e pratici che caratterizzano le fondamenta della professione di assistente sanitaria. Ed è, come dire, la storia della professione mi ha portato poi a riflettere sulla mia esperienza lavorativa. Io ho lavorato, come ripeto, sempre a Milano in diversi servizi, e ho pensato che sarebbe stato utile per gli studenti avere presente questa che io definisco cornice, e vediamo elencati tutti i nuclei che io ho considerato. Tra l'altro, questi nuclei che io ho considerato li ho pensati in base alla mia esperienza professionale in questo contesto regionale, con questa storia di cui abbiamo parlato, riferito all'Associazione Regione Lombardia, e magari altri colleghi in altri contesti avrebbero potuto individuarne altri. E l'utilità per gli studenti che entrano in università e che non conoscono la professione e che hanno scelto questo corso di laurea perché erano stati interessati al piano di studi, può servire a creare una mappa concettuale come un paradigma di partenza su cui poi innescare oppure contenere, integrare quelli che sono i contenuti sia scientifici che anche umanistici. Ecco, come vediamo in questi punti, la medicina sociale è fondamentale perché appunto è stato l'ambito della medicina in cui è sorta la professione, il profilo che è stata la tappa importante dopo il mansionario, perché proprio presenta chiaramente l'identità professionale, questa professione che poi comunque si adatta alle mutazioni, ai cambiamenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obiettivo salute, questo non ve lo commento perché potete immaginare perché, che partendo anche dalla definizione che ne dà l'OMS, tutte le varie discussioni che si sono succedute anche all'interno delle varie commissioni dell'OMS proprio su questo tema, la centralità della persona quindi nei servizi, considerare l'utente al centro del nostro intervento, con un'accoglienza olistica, il saper lavorare anche in gruppo con gli altri professionisti, e poi come il ruolo educativo che persiste, cioè da subito fa parte delle nostre radici, noi che lavoriamo nel territorio e che utilizziamo delle tecniche e degli strumenti
come dire, che si diversificano a secondo dei servizi, alcuni strumenti operativi addirittura sono trasversali tra servizio e servizio, e tecniche che comunque abbiamo cercato di, come dire, scegliere in base ai tempi, alle necessità dei nostri tempi. Mi fermo su questo punto perché in questo modo posso permettere a Benedetta di presentare appunto il suo capitolo molto significativo rispetto a questo cammino che abbiamo fatto rispetto all'utilizzo delle tecniche. Grazie, grazie Lucia, grazie mille. E quindi con me venite catapultati da l'era di 100 anni fa, le nostre origini della figura professionale, a come la nostra figura professionale può interagire con i tempi attuali, ecco, tener conto pienamente dei tempi attuali. Però prima di entrare nel capitolo che ho trattato, che appunto si chiama il 9, il capitolo numero 9 del nostro libro, Il digitale tra comunicazione, apprendimento e formazione, vorrei completare, come mi aveva prima suggerito la mia collega Giusy, ma io sono un po' lenta, quello che è l'inquadratura del nostro testo, e cioè nel video una parte determinante era quella in cui citavamo la quinta autrice, e cioè Maria Luisa Barbieri, che è appunto per noi un grandissimo riferimento, e abbiamo voluto riportare, avendo la fortuna di avere ancora dei suoi testi, alcuni suoi testi all'interno del libro. E questo è uno dei fili rossi del nostro testo, ma lei è proprio a pieno titolo, come diciamo nel video di presentazione, come dico nel video di presentazione, la quinta autrice del nostro testo. Detto questo, vorrei un attimo inquadrarvi il capitolo 9 che ho trattato prevalentemente io, appunto, che è incentrato sull'uso del digitale nella promozione della salute. Devo fare un passo indietro, inquadrarvi la mia situazione lavorativa. Negli ultimi 7 anni mi sono occupata prevalentemente di un progetto di promozione di sani stili di vita per gli adolescenti, il cui target di popolazione sono gli adolescenti, e il cui baricentro comunicativo sono i social network, il digitale. E, all'interno del libro non è descritto questo progetto, perché comunque in rete si trova tanta documentazione relativa e quindi non aveva senso metterlo nel testo, ma con le colleghe, con le altre autrici, abbiamo voluto introdurre, e quindi mi hanno insistito e diciamo hanno collaborato affinché potessi rendere fruibile il metodo di progettazione di un progetto di questo tipo, perché ho avuto la fortuna proprio di progettarlo nel 2014, poi con l'andare degli anni abbiamo adattato, ha preso la forma attuale e appunto lavoro anch'io nella TS di Milano, nel contesto lombardo, e con il mio servizio appunto c'è questo progetto che si chiama Food Game. Quasi un anno fa, nel dicembre del 2020, abbiamo anche avuto il riconoscimento come buona pratica, e quindi se uno volesse consultare quel progetto trova tutta la documentazione relativa all'interno di Prosa di DORS, di Regione Piemonte. Ne approfitto brevissimamente per ringraziare i colleghi e le colleghe che hanno creduto nel progetto e hanno permesso che lo mantenessimo in questi anni ed è arrivato alla formula attuale con cui ha avuto questo importante riconoscimento. Nel capitolo invece troverete, appunto, come vi dicevo, tutto quello che è la mia esperienza sotto l'aspetto progettuale. E con la speranza che fornire quindi anche in questo capitolo la nostra cassetta degli attrezzi possa ispirare qualche altro collega nel ipotizzare, mettere in pratica, realizzare degli altri progetti nel proprio contesto lavorativo. Chiederei la prima slide relativamente a questo
approfondimento sul capitolo 9, in cui trovate, ecco, il metodo, come vi dicevo, andrete a trovare appunto il metodo di un progetto che possiamo chiamare appunto digitale per gli adolescenti, in cui ha un ruolo veramente importante l'elemento gruppale, quindi non ipotizzare un progetto individuale ma gruppale come target, e in cui c'è l'elemento brick and click, così, quello metodo che si basa su un intervento progettato con fasi sia in presenza che mediata la comunicazione con il digitale, quindi con fasi a distanza. Troverete nel capitolo, viene dettagliato il perché è importante che entriamo con la promozione della salute anche nella realtà virtuale, in particolar modo per i nativi digitali. Penso che sia facile ovviamente intuirlo da parte di tutti, ma è tutta la nostra era in cui non si può considerare che la realtà virtuale non è un vero e proprio contesto in cui avvengono delle dinamiche relazionali e anche delle dinamiche che possono rientrare nella promozione della salute. Troverete riferimenti teorici di un progetto che ha come componente importante l'uso del digitale. Quindi, per la mia esperienza, questi riferimenti sono l'educazione tra pari, l'empower, peer education, i principi della scuola di sviluppo di comunità, la fan theory, la teoria del divertimento. E il tutto che si riconduce e tiene sempre conto dei pilastri della Carta di Ottawa. Le finalità educative. Ho provato a evidenziare quali sono le finalità sia educative dal punto di vista digitale, ma non solo, e quale skills, quale abilità, quale competenze un progetto di questo tipo può aiutare a sviluppare, come il pensiero critico, il public speaking, il senso di appartenenza e tante altre. E poi sono focalizzata su un ruolo dell'assistente sanitario. Il ruolo dell'assistente sanitario, ecco, uso anche al maschile perché rispetto a 100 anni fa, adesso per fortuna la professione è praticata anche da uomini, e il ruolo dell'assistente sanitario sia come collaboratore all'interno del progetto che, nella mia esperienza, è importante avere anche una figura che fa da coordinatore del progetto. Quindi l'ho distinte questo tipo di ruolo dettagliando le varie competenze, e nelle competenze anche uno sguardo particolare a quali sono più utili. Per esempio, avere una capacità di fungere da facilitatore per questi ragazzi, l'abilità dell'empatia, dell'intelligenza emotiva, la capacità di osservare, essere presenti, l'atteggiamento, quello chiamato come da un testo che infatti è citato anche in bibliografia, della spinta gentile, quindi quello di di essere al fianco dei ragazzi e non dare delle indicazioni specifiche, ma al fianco portarli a fare il proprio percorso. Quindi tanto che è dentro il nostro profilo, è dentro la storia, come ha illustrato Lucia, della nostra professione, e sono però poi aspetti adattati all'epoca attuale. Come ultima cosa volevo sottolineare come un progetto di questo tipo, in cui l'uso del digitale permette che i programmi possano essere attivi anche in periodi di lockdown, come speriamo tanto non risucceda, però facendo riferimento alle fasi di lockdown che abbiamo attraversato, il progetto è rimasto in piedi senza tradire le proprie finalità. Quindi mi auguro che possa essere un confronto utile e che possa ispirare qualcuno di voi.
A questo punto un'esperienza analoga attuale dei nostri tempi la testimonia la mia collega Maria Grazia, che parlerà del capitolo ottavo, che ha seguito prevalentemente lei, che è basato sulla collaborazione tra l'ente pubblico e il terzo settore. Ed eccoci qua di nuovo. Stavo pensando che da un progetto per gli adolescenti, nell'autunno del 2021, iniziamo a parlare di un progetto adolescente, perché questo progetto di cui si accenna come esperienza comune tra l'istituzione pubblica e il terzo settore ha mosso i primi passi nel 2004. Le chiedo gentilmente l'immagine con il corbezzolo sul fondo, frutto coloratissimo e di stagione. Perché queste parole? Stampiamoci nella mente la medicina preventiva. Nelle comunità bassi, anche nelle comunità scolastiche. Allora, questo progetto in effetti l'abbiamo potuto realizzare proprio perché nel 2011, che fino a qualche anno fa, nella nostra città esisteva ancora una medicina preventiva di comunità. E mi fermo qua. L'esperienza è stata a dir poco fantastica, perché tutti noi sappiamo che questo mestiere non si fa da soli. E in effetti questa associazione del terzo settore è stato, se voi sapete, riordinato nel 2017 con un decreto che ha visto un riordino, insomma c'è stato, no? Per cui il terzo settore attualmente è più o meno l'ennesima istituzione con la quale ci rapportiamo in quanto risorsa territoriale. Allora questa associazione internazionale, una charity, avendo un gruppo operativo anche a Milano, appunto ha chiesto, interessato, ha coinvolto anche la ASLA locale, e da lì è partita una conoscenza reciproca, come dire, all'inizio ci siamo conosciuti. Poi il nostro mandato come istituzione pubblica era quello di conoscere il progetto, il format internazionale, era un progetto utilizzato anche in Gran Bretagna e in Lituania. Capite bene che non sono Milano. E quindi niente, con grande capacità, competenza di ascolto reciproco, umiltà, insomma, è nato veramente quello che poi è diventato un gruppo di lavoro cittadino, che è un po' come nel progetto che illustravi tu, Benedetta, ha tenuto un po' le fila, no, di tutto quello che succede localmente nelle diverse scuole. Questo progetto, io cerco di essere chiara, ma è veramente molto molto lunga da raccontare, quindi se qualcuno è interessato vada a leggere, c'è anche il sito dell'associazione che è prossima in questo momento. Allora era appunto Children in Crisis, era questa charity internazionale. Dicevo, gruppi di lavoro che si modulavano e nei contesti locali scolastici. Grazie a dei dirigenti illuminati che ora sono collocati a riposo, abbiamo potuto realizzare un qualcosa di veramente diffuso ancora nei quartieri, perché voi sapete che le scuole sono dei presidi di civiltà nei territori e nei quartieri. Il fatto stesso che esista una scuola garantisce in quel territorio qualcosa che altrimenti non ci sarebbe, anche in termini di salute. E quindi quel setting scolastico attivato nel migliore, pensato nel 2009, in tutta la città erano attive circa 15 scuole primarie, con un progetto triennale che è ben descritto nel testo e anche sul sito dell'associazione prossima, che accenno solo, prevedeva come progetto appunto
un processo di lavoro nella presa in carico di quella comunità, perché noi ci sentivamo un po' di prenderla in carico questa comunità, con un progetto di educazione alla salute. Non si voleva fare promozione, essere l'istituzione che modificava le palestre piuttosto che apriva piscina in ogni scuola, però per quanto riguarda l'educazione, quindi il lavoro con gli insegnanti e con i genitori, è nato qualcosa di molto bello. Ecco, stavo dicendo che questo processo di lavoro partiva, il primo passo che voi troverete descritto è uno studio di fattibilità. Cioè, questo vuol dire che tu non puoi prendere un progetto di educazione alla salute e realizzarlo in qualsiasi posto, nello stesso modo, con la stessa modalità, eccetera, se non hai prima visto, valutato, se non tieni conto prima di tutto di quel contesto, cosa porta in termini di bisogni, cosa porta in termini di risorse. E questa analisi iniziale che viene fatta ci permette anche di dire: ok, si fa. Si fa perché si può e si deve fare, oppure non si fa, si può anche dire di no, perché non ci sono le premesse per partire. Scusate, non voglio essere polemica, chi mi conosce sa che sono molto polemica, ma negli ultimi anni abbiamo visto fondi e finanziamenti distribuiti, scusate il termine a pioggia, ma io la vedo così, agli enti locali, attualmente da noi si chiama ATS, non so nelle altre regioni se esista l'ATS, la ASL, insomma alle istituzioni preposte per la sanità pubblica, a tutela della sanità pubblica, e a pioggia abbiamo visto, io ho assistito direttamente alla distribuzione di fondi ad un terzo settore che, avvicinandosi all'istituzione pubblica con manifestazione di interesse, ottiene questi finanziamenti. Ecco, allora io penso che in tutto questo giostrarsi di risorse economiche, sforzi professionali, intuizioni e quant'altro, si debba tener conto che gli assistenti sanitari sono patrimonio locale, patrimonio culturale, sono risorse professionali che se attive nei luoghi di vita delle persone riescono anche a garantire metodologicamente, bisogna anche ascoltarli gli assistenti sanitari, metodologicamente quello che i sacri testi dicono, perché poi non, è una scienza questa, cioè non possiamo sottovalutarla. E mi fermo qua. Allora, la prossimità, il concetto della prossimità, Benedetta ci conferma che anche i social media ci permettono di essere vicini ai ragazzi in quel senso. Noi invece eravamo prossimi perché dentro le scuole ancora, con delle equip multicomposte, collaborando noi sanitari con degli ottimi pedagogisti, educatori, educatrici, tutte donne erano, c'era anche uno epidemiologo statistico, e quindi con professionalità differenti, noi abbiamo lavorato in gruppo, e quindi se potessimo oggi, io non ce l'ho più, portare qui l'immagine della città di Milano con una geolocalizzazione delle scuole che erano attive nel 2009-2011, quando poi il progetto è stato purtroppo chiuso, ma non perché non funzionasse, perché non era più previsto dalle politiche locali e aziendali che si facesse questo tipo di attività. Ecco, le azioni diffuse io penso siano le migliori, non so voi, ma mi piacerebbe anche rispondere a molte domande. Quando si diceva che il nostro libro vuole essere di stimolo più che di stimolo appunto ad un'elaborazione, ad una delle esperienze laboratoriali tra colleghi, ecco, noi ci crediamo veramente tanto, perché si apprende molto facendo. E infatti il capitolo 8 parla proprio delle esperienze fatte non solo da noi. A proposito, scusate, lancio sul secondo paragrafo dunque vi leggo il titolo se lo trovo, si parla anche in quel capitolo, insomma, della creazione di policy con la comunità. Ecco, questa è stata un'esperienza che ho potuto condividere con una cara collega
di Milano, che ha dato degli ottimi frutti. Quindi anche lì la creazione delle policy, cosa vuol dire collaborare con le persone dentro le comunità che sono scolastiche, in questo caso setting scolastici. C'è anche un accenno nello stesso capitolo ad un progetto di Piacenza, nel quale progetto viene realizzata proprio una, come dire, una condivisione di intenti, e si costruisce salute con la comunità del comune di, cioè l'intero comune, quindi voi immaginate anche la civica amministrazione e quant'altro. Vabbè, mi sono allargata un po', vi saluto, quindi a dopo. Passo la parola. Sì, subentro io. Ok. Allora, introduco gli ospiti, più che ospiti, quando, prima di concludere il libro verso il termine, era chiaro che il nostro libro non voleva essere un prodotto commerciale, ma che scrivevamo per promuovere appunto scambi e cultura. Ed è per questo che abbiamo immaginato un ritorno di voci da parte dei colleghi, chiedendo proprio, istituendo quindi la mail e chiedendo un ritorno. E anche quando abbiamo pensato all'organizzazione di questo evento, abbiamo pensato: ma chi meglio di chi l'ha letto può dire qualche cosa su questo libro? E così abbiamo scritto ai colleghi che conoscevamo, che avevano il libro, chiedendo se volevano interagire, partecipare, ponendo delle domande, quindi perché leggere il libro, se ti è servito, cosa hai trovato di interessante. Perché leggere questo libro? Prima di tutto perché parla e si rivolge agli assistenti sanitari, in una modalità non scontata e non usuale, che permette alla nostra professione di apparire in primo piano come merita e che permette anche una diffusione e condivisione di analisi e riflessioni che possono suscitare discussioni, confronti e dibattiti che consentono di tenere alta l'attenzione sulla nostra figura e la sua visione teorico-concettuale e la sua metodologia operativa. Aspetti che ne fanno una professione unica, capace di integrare il sociale e il sanitario con vera competenza, grazie alla sua formazione a largo raggio, e di guardare all'essere umano nella sua globalità, senza le suddivisioni che molti operatori sono costretti a mettere in atto per la visione specialistica e le conseguenti frammentazioni che si è fortemente concretizzata nel secolo passato in alcuni ambiti. Cosa ho trovato di interessante in questo testo? Prima di tutto, il fatto che sia un lavoro collettivo che propone la prospettiva di quattro diverse colleghe, ognuna con le sue caratteristiche e il suo punto di vista. Come ha detto l'UNESCO, infatti, si esplicita qui la nostra diversità creativa e personalmente credo molto nella ricchezza delle differenze in ogni contesto. Molto interessante mi è apparsa la suddivisione in argomenti che permettono a chi legge di orientarsi fra le diverse tematiche, in particolare ai colleghi più giovani che forse non conoscono il nostro percorso professionale e le difficoltà affrontate per essere qui. Ho anche apprezzato molto sul piano umano e su quello etico l'omaggio alla collega Barbieri, di cui è stato pubblicato uno scritto, nonostante purtroppo non sia più fra noi. Il libro mi è sembrato utile o sarà utile? Perché? Sì, sarà utile con la sua stessa esistenza, perché da molti anni auspico la pubblicazione di libri degli assistenti sanitari da parte dei colleghi. Infatti una professione straordinaria e con una grande storia come la nostra merita di avere dei testi che la illustrino e la diffondano per le nuove generazioni, così come accade per altre professioni, anche meno antiche della nostra. Inoltre, credo che a qualunque età e in qualunque situazione ognuno di noi possa sempre imparare
e così arricchire il proprio bagaglio professionale, culturale ed esistenziale. Tutti noi, ma forse soprattutto i più giovani, infine, potranno apprezzare anche l'impegno profuso nell'inserire anche un capitolo sugli aspetti digitali che caratterizzano la nostra epoca, e ancor di più lo faranno in quelle future, naturalmente raccordando questo approccio con il suo linguaggio e le sue applicazioni al nostro modo di pensare e di operare, che è fondamentalmente relazionale. Ma sono quattro colleghi che rappresentano quattro ambiti diversi. Quindi abbiamo l'ambito della formazione con Elena Anichetti, che è coordinatrice didattica del corso di laurea di Brescia, sede di Cremona, che ringrazio di essere qui, intanto li elenco. Poi abbiamo Clara Tovo, presidente del corso della commissione d'albo assistenti sanitari di Varese. Abbiamo Petronilla Pacetti, che è la collega che non ho potuto essere presente, ma rappresentante degli assistenti sanitari, è una collega che ha scritto ben due libri sulla professione e che noi abbiamo conosciuto proprio perché mentre facevamo la ricerca dei testi sulla professione e abbiamo inserito nel testo il codice deontologico scritto da lei con la collega Venditti e quindi siamo rimasti in buone relazioni. Lei ci ha inviato uno scritto, ma oramai i tempi sono stretti, quindi vedremo, chiederemo come poterlo inserire. E abbiamo Valeria Gorga, presidente ASNAS della sezione di Trento, in rappresentanza della presidente nazionale Emilia De Santis, che ha scritto la presentazione del nostro libro. Quindi ringraziamo tutti e tre e mi sembra che questo sia il momento giusto anche per dire che proprio per onorare Maria Luisa Barbieri che ci teneva alla professione abbiamo deciso di devolvere, è venuto proprio spontaneo, di devolvere i diritti d'autori della vendita del libro ad ASNAS per l'istituzione di una borsa di studio e ricerca per assistenti sanitari. E quindi passo la parola ad Elena Anichetti. Grazie mille Giusina Danco, grazie per l'invito, sono davvero felice e onorata di partecipare a questo momento di presentazione del libro e anche, credo, un momento di festa per tutti gli assistenti sanitari. Entro nel merito di quello che mi avete chiesto, no? Un po' di parlare di questo libro di testo. È un libro di testo perché lo considero tale in quanto direttore didattico di un corso di laurea e docente. Leggendolo e riflettendo, perché è questo l'invito, appunto lo avete detto più volte, che rimandate al lettore, mi sono venute in mente le parole che il mio professore di italiano del liceo diceva sempre. Ovvero lui ribadiva più volte quando ci invitava alla lettura di libri, di testi, che il potere della scrittura è straordinario. Scrivere chiarifica, rende consapevoli, fa crescere, comunica, lascia traccia e memoria. Ed è ripercorrendo queste caratteristiche della scrittura che vorrei portare il mio contributo alla presentazione del libro Essere assistenti sanitari, guida alla professione. Perché questo libro ci rivela una scrittura che chiarisce l'unicità e la peculiarità della professione di assistente sanitario. Essere assistenti sanitari rende consapevoli soprattutto della responsabilità che ciascun assistente sanitario ha verso le persone, verso i gruppi, verso le famiglie e le istituzioni che incontra nel suo agire professionale, ma anche verso la professione stessa. Lo ha detto anche Maria Grazia all'inizio nella sua introduzione. Ricordo spesso ai miei studenti, fin dal primo anno, che iscrivendosi al corso di laurea in assistenza sanitaria non hanno scelto solo un percorso di formazione, ma hanno scelto una professione. E poi agli studenti del terzo anno, che si proiettano quindi all'uscita dall'università, ricordo che scegliere una professione implica avere anche una responsabilità verso di essa,
che non può limitarsi alla sede di lavoro, ma che deve necessariamente avere un respiro più ampio. E credo che questo respiro più ampio lo si possa cogliere perfettamente nella volontà delle autrici di scrivere questo libro. La scrittura, diceva sempre il mio prof del liceo, fa crescere. Questo testo fa crescere, soprattutto fa crescere la riflessione e la motivazione professionale. Le pagine di questo libro ci ricordano perché nel nostro lavoro di prevenzione e di promozione della salute accettiamo sfide importanti, sfide anche di obiettivi a lungo termine, sfide di scarse risorse da investire nel nostro campo, di organizzazioni che non sempre comprendono e quindi ci danno la possibilità di applicare il nostro schema concettuale di riferimento. È un libro, Essere assistenti sanitari, che comunica. A me ha comunicato in particolare la passione che le autrici hanno per la professione e per il loro lavoro. Comunica anche un metodo di lavoro, come avete sottolineato nella presentazione di oggi. Un metodo di lavoro che può essere spunto, modello anche per altri colleghi e per studenti che possono applicarlo in altri contesti. Lascia traccia e memoria. Lo ha detto anche Maria Grazia Aloisio, nelle vostre volontà c'era quello di lasciare un segno, lasciare una testimonianza e senz'altro questo arriva. Essere assistenti sanitari lascia traccia e memoria ripercorrendo le radici della professione, come ha ricordato Lucia Cassanelli. E anche mettendo nero su bianco i nuclei che compongono la cornice del nostro agire professionale, qualsiasi sia il destinatario e il setting del nostro intervento. Sono particolarmente questi gli aspetti che mi hanno colpito come collega assistente sanitaria e come direttore didattico di un corso di laurea. Come docente ritengo che il testo possa essere inserito nella bibliografia come riferimento per gli studenti. Specialmente su alcuni moduli che compongono il piano degli studi dei nostri corsi di laurea in assistenza sanitaria. Lo vedo calzante, ad esempio, come suggerimento alla lettura e all'approfondimento rispetto ad alcuni capitoli per quei moduli che hanno l'obiettivo di fornire agli studenti i fondamenti della professione. Penso quindi, ad esempio, ai contenuti relativi ai cenni storici, all'etica, alla cornice concettuale della professione, ma anche ai concetti di professione e di professionista che nel testo vengono ben delineati e che gli studenti hanno necessità di interiorizzare nel loro percorso. Altri capitoli forniscono un buon sostegno bibliografico per altri moduli che hanno l'obiettivo di fornire quelle che sono le conoscenze e gli strumenti ai futuri assistenti sanitari, specie per quanto attiene le metodologie della promozione della salute. In senso trasversale, all'interno della formazione universitaria, il testo potrebbe anche essere utile nell'operatività dei tutor professionali dei corsi di laurea, per le attività di briefing e di debriefing che si svolgono con gli studenti prima e dopo le esperienze di tirocinio, sia a livello individuale sia a gruppi in occasione dei laboratori. In questo senso sto pensando, ad esempio, ai numerosi box, spunti di riflessioni che costellano il libro a conclusione di ogni sezione. Concludo con un ringraziamento alle colleghe autrici che con questo testo non solo ci hanno permesso di avviare una riflessione sull'essere assistenti sanitari e quindi di riscoprire la nostra identità, la nostra unicità, ma anche di apparire assistenti sanitari, perché all'interno delle relazioni tra professionisti, con enti, con organizzazioni, con i cittadini, anche l'apparire diventa una manifestazione necessaria. Grazie quindi a Maria Grazia Aloisio, a Lucia Cassanelli, a Benedetta Chiavegatti e a Giuseppina Maganuco per contribuire con la loro opera
a questa manifestazione degli assistenti sanitari, sperando davvero che ci siano altri cercatori d'oro, come quelli che cita Giusy Maganuco nell'epilogo del libro. Grazie di cuore. E sono io che ringrazio la dottoressa Nichetti per le sue parole, per il modo con cui ha evidenziato, diciamo, le caratteristiche del libro e anche le possibilità di utilizzo del libro nei corsi di laurea per assistenti sanitari. E la qualità del suo intervento ci fa ben sperare che la professione di assistenza sanitaria continui a svilupparsi nel tempo. Adesso do la parola alla Clara Tovo, che è il presidente della commissione d'Albo di Varese, e ringrazio anche lei perché con il trade union della Giuseppina Maganuco stiamo sviluppando una collaborazione per le nostre riviste, una collaborazione che inizia con gli abbonamenti, ma che io auspico come editore che continui poi con la presenza di testi, di articoli, di esperienze del mondo degli assistenti sanitari nelle nostre riviste. E quindi prego, dottoressa Tovo. Mi sentite? Mi senti? Ok. Allora, intanto grazie, dottor Bauleo, per questa opportunità che ci ha dato di poter abbonarci come CDA alle due riviste e ovviamente che poi daremo come possibilità di accesso a tutti i nostri iscritti. Per noi è davvero un onore e abbiamo veramente caldeggiato, grazie a Giusy, che questa possibilità l'ordine ne sentisse, insomma, davvero la qualità della proposta e quindi ringrazio di cuore veramente per questa opportunità. Per quanto riguarda invece il libro, andrò un pochino a braccio, perché ovviamente si vedrà. Io sono una collega che ha già 35 anni di esperienza e non fa attività didattica, ma trovo ugualmente questo testo non solo proponibile agli studenti, ma una proposta di riconoscimento degli assistenti sanitari che spesso si sentono soli, soprattutto in luoghi come la nostra provincia, dove non ci sono attività, corsi di laurea attivi, per cui siamo pochi. Siamo anche lontani forse da un'attività un po' più fertile, più giovane rispetto anche a un nuovo modo di vedere la professione. Quindi io lo consiglio non solo agli studenti, ma a tutti noi colleghi perché io ritengo che leggere questo libro fa riconoscere, mi ha fatto pensare a quanto la nostra professione è una professione identitaria. In che senso identitaria? È che forse abbiamo la fortuna, anche la fatica di fare un lavoro che ci mette fortemente in presenza come persone. E quindi non ci risparmia anche dal dover fare dei percorsi con gli altri che mettono in discussione noi e quindi mettono anche a dura prova la nostra storia, il nostro racconto, non solo professionale, ma anche per quello che siamo come persone. Il libro ha questo pregio, a mio avviso, di far sentire l'autenticità della professione. In che senso autenticità? Lo voglio raccontare con le parole di Vito Mancuso, che credo si conosca come teologo, filosofo e anche accademico, con i criteri di veridicità, e cioè quando sentiamo qualcosa come vero, come autentico. Lui sintetizza con queste quattro indicazioni per la semplicità, e con questo la semplicità e la capacità in realtà
di rendere fruibile ciò che è anche complesso, la capacità di predire, cioè di arrivare prima del dire, e quindi non solo attraverso le parole, per la bellezza, perché restituisce questa sensazione di qualcosa che risplende e riflette, e per il potere unificante, che io credo si lega molto bene sia nel testo che nelle parole delle quattro autrici che hanno raccontato il loro contributo nel libro. C'è questa capacità di tenere insieme la profondità storica, e cioè con i capitoli che introducono la storia nostra, ma anche la nostra storia intrecciata con il contesto più allargato internazionale, scusate, nazionale, e quindi questa sensazione che la nostra professione è mutevole e importante anche per come si intreccia non solo con le singole persone, ma anche con le istituzioni, con le comunità, con i gruppi, riflettendo su quello che potremmo anche sintetizzare con noi alla fine siamo dentro di noi una gruppalità e questa importanza della relazione tra noi e l'individuo e il gruppo ci riflette sempre come persone. Perché io sento appunto questo testo come vero? Lo sento vero perché ha questa bella sensibilità di raccontare la professione come professione intellettuale, ma anche come professione d'anima. Perché io credo che non sia solo un'operazione concettuale, quella di tenere in considerazione l'altro. Per come è e tenere in considerazione la realtà per come è. E lo sforzo di raccontare questo mestiere come promozione della salute parte da questi presupposti di mettere in risalto l'altro nelle sue capacità, nelle sue risorse, per far sì che insieme all'altro si faccia questo cammino. Per cui io trovo che sia un libro bellissimo per quanto per questa sua capacità di racconto storico, per come mostra una capacità narrativa che appunto ci racconta la narrazione, alla fine questi intrecci, queste relazioni, e quindi anche per questa appunto, come dicevamo, questa profondità sia intellettuale che del sentire. Le parole che vengono scelte dalle colleghe sono sempre molto puntuali, molto delicate, molto attente, anche quando appunto ci sottolineano che la nostra professione è una professione che si fa in punta di piedi e nell'operare nel rispetto della realtà. Pur mantenendo sempre questo anche contatto con quello che anche le autrici hanno raccontato, con quella che è la parte di materialità, concedetemi questo termine, dell'educare, e cioè dei corpi che si incontrano, così come è stata la nostra storia, appunto, di essere un corpo di professionisti. Che direi che potrei dire questa cosa finale ringraziando le quattro colleghe che così generosamente e io credo così forse anche inconsapevolmente hanno fatto anche in questo libro questa opera di relazione, di tenere tutto, sia i più vecchi, me, che i più giovani, in questo intreccio narrativo e in questo contesto che muta, come ha raccontato la collega, che in questi progetti innovativi, di questa parte che noi del digitale, che è un virtuale che si sovrappone a quello che sono i nostri, la materialità, insomma, i nostri corpi che noi conosciamo come presenza. E quindi per questo motivo mi sento di ringraziarle veramente di cuore. E questo libro
mi ha dato solo una sensazione. Quando scriveranno il prossimo? Perché questo è quello che è il mio auspicio, quando scriveranno loro o quando altri colleghi, ma devo dire che questa è la prima puntata, ecco, mi sento di pensare a questa cosa, che questa è la prima puntata, vorrei vedere le altre puntate. Concludo con, visto la bellezza con cui hanno saputo raccontare la professione e anche la bellezza con cui hanno saputo raccontare una difficile professione in un momento storico che forse non bada a questa bellezza, o bada meno a questa bellezza, di quanto ancora l'incontro e il rispetto che si ha di ciò che sentiamo come naturale, rispetto a quello che invece è un approccio di cultura, cioè la dinamica cultura verso natura, come loro siano così state attente anche nel raccontare appunto di questo rispetto per ciò che è innato, naturale e quindi la realtà dell'altro. E vorrei concludere con questa poesia totemica che credo restituisca la sensibilità con cui la nostra professione si approccia all'altro con in punta di piedi, come dice il libro. Chi è quell'uomo che con parole insensate oscura i disegni divini? Il parto delle camosce sulle rupi, tu lo prevedi? E vegli delle cerve sul figliare? Ecco, questo secondo me è quello che anche le colleghe hanno raccontato. Noi diamo una nostra disponibilità a stare al fianco, a sostegno, ma con rispetto che l'altro si accorga che questa accoglienza, questo sostegno, questo essere al fianco sia una risorsa, sia un dono. Quindi grazie di cuore per il lavoro fatto. E auguro a tutti una lettura davvero anche veloce, ma direi che questo è un libro che non si può leggere velocemente, va tenuto di fianco alla propria scrivania, proprio letto, e ogni tanto rispolverarlo, riaprirlo, perché dà la sensazione sempre che qualcosa che avevo letto velocemente, riletto, mi dà ancora qualcosa. Quindi grazie di cuore. Grazie a lei, dottoressa Tovo, per il suo pregevolissimo contributo. Aspetto adesso un articolo per la nostra rivista La Salute Umana, magari. E per concludere gli interventi, do la parola a chi rappresenta la Società Scientifica degli Assistenti Sanitari, l'ASNAS, la dottoressa Gorga, che è presidente della sezione del Trentino. Prego. Esatto, mi sentite? Mi sentite? Sì. Ok, innanzitutto grazie per l'invito. Per me è stata così un fulmine a ciel sereno perché doveva esserci la presidente della nostra associazione. E, beh, innanzitutto scusate, buonasera a tutti e a voi tutte, autrici che siete state fantastiche e a coloro che sono in ascolto. Scusate, mi passo con questo. Poi porto innanzitutto i saluti della presidente Mire De Sandis che sostituisco in questo incontro. In questa sede, è vero, ho l'onore di rappresentare l'Associazione Nazionale Assistenti Sanitari nella sua attuale stimolante veste di associazione tecnico-scientifica, che è stato un riconoscimento recente perché è avvenuto lo scorso 23 settembre, un riconoscimento che abbiamo atteso e che è arrivato e siamo molto molto felici di questa cosa. E questo evento di presentazione di un'opera prodotta da assistenti sanitari è chiaramente perfettamente in linea con le finalità della nostra associazione tecnico-scientifica, che prevede la promozione e lo sviluppo dello studio e della ricerca scientifica per gli ambiti delle scienze dell'assistenza sanitaria. E un caposaldo, infatti, della nostra associazione tecnico-scientifica è la promozione dell'attività culturale degli associati,
con il fine di favorirne l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, nonché la promozione e la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza attraverso il proprio sito web, anche al fine di promuovere la diffusione di una corretta informazione. Questo, scusate, non l'ho scritto io, è stato scritto nel nostro statuto, ve l'ho letto anche per darvi, diciamo così, la cornice. Chiaro che la presentazione del libro Essere assistenti sanitari, guida alla professione, è sicuramente ancora in linea per rappresentare questo obiettivo e anche di stimolo per il lavoro di ricerca e di produzione di documenti. E ecco, rispetto al libro, adesso io non voglio, diciamo, soffermarmi troppo, ma sono assolutamente in linea con quanto detto da Elena Michetti, che conosco molto bene, e da Clara, che conosco altrettanto bene e che ringrazio per come l'hanno, diciamo, presentato. Ecco, se posso dire anche una cosa che mi ha colpito molto e che l'ha detto anche che ha detto Grazia, che l'ha ripetuto, scusate, Grazia, di cui non ricordo adesso il cognome, scusate, Grazia Aloisio, ecco, l'ha vista adesso, scusate, quello che ha detto Maria Luisa Barbieri, infatti me lo sono segnato e sottolineato, come avete anche suggerito voi, no, di riportare le cose che vi colpiscono, che ha detto che se la professione non scrive, non cammina. È veramente, è quanto mai vera questa citazione, mi è piaciuta tantissimo, me la scriverò grande e me la metterò lì sulla scrivania e lo dirò soprattutto a tutti i colleghi che conosco, perché nel nostro piccolo Trentino abbiamo tantissimi assistenti sanitari associati e che, con i quali ho promosso anche la lettura di questo libro a tutti e ho continuato e ritornerò sicuramente anche a rompere le scatole in questo senso. E ecco, poi allacciandomi a quanto detto Giuseppina Giusi, che ringrazio, che la nostra associazione tecnico-scientifica promuove anche il sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica rivolti agli studenti e ai laureati di corsi di laurea in assistenza sanitaria. Pertanto, la vostra generosa proposta di devolvere i proventi della pubblicazione alla nostra associazione scientifica è sicuramente una cosa meravigliosa per noi e comunque verrà accolta in base agli scopi statutari della nostra associazione, scusate, andrà, scusate, mi sono sbagliata, concordata in un tavolo di lavoro dedicato, è comunque previsto nel nostro statuto questa cosa e vi ringrazio ancora a nome chiaramente di tutta la nostra, della nostra associazione e della nostra dirigenza. E chiaramente come associazione siamo disponibili a futuri percorsi propositivi di collaborazione e partnership e possiamo affermare che la presente opera, come ci auguriamo tutte quelle che seguiranno, infatti ho un auspicio anch'io, quello che ha detto Clara, che ce ne saranno delle altre, le aspettiamo, e contribuirà in modo concreto al processo formativo degli studenti che saranno portatori di conoscenze e competenze in Italia, in Europa e nel mondo. A tal proposito, in Trentino, dove non c'è il corso di laurea, ma probabilmente partirà con l'anno prossimo, sicuramente io sarò la promotrice proprio anche di acquisire questo libro, di farlo, anzi magari anche donarlo o vendolo a prezzo ridotto agli studenti, perché sicuramente credo, come hanno detto anche Elena, sia uno strumento veramente valido. E personalmente, se devo dirla tutta, ho trovato veramente interessante, mi ha aperto un mondo la parte storica che conoscevo così a sommi capi, ma mi è piaciuta tantissimo proprio come è stata contestualizzata. Devo dire, Lucia, complimenti. Ecco, poi concludo porgendo i complimenti dell'Associazione Tecnico-Scientifica alle colleghe autrici, a cui va anche il merito di una instancabile e generosa opera promozionale e divulgatrice, svolta con professionalità, competenza ed esperienza, ma soprattutto con l'amore per la professione, questa splendida professione che abbiamo di assistente sanitario. Ecco, concludo perché credo che il tempo sia già oltre e grazie ancora veramente per questa vostra iniziativa, davvero. Grazie. Grazie, grazie, grazie dottoressa, grazie all'associazione. Grazie. Scientifica degli assistenti sanitari. Io direi che siamo nei tempi tecnici per concludere, un'ora e mezza. Ringrazio di nuovo Gabriele De Veris e le Biblioteche Comunali di Perugia che ci ospitano e con cui continueremo questa collaborazione.
prendo per buono l'invito di continuare a pubblicare testi scritti da assistenti sanitari per gli assistenti sanitari e non solo, per le professioni della sanità pubblica. E cercheremo di fare una collana di libri sugli assistenti sanitari, se l'ASDA è interessata a fare una collaborazione anche con noi. Assolutamente. E ringrazio tutti gli intervenuti, perché chi ci ha seguito ha visto che questo è un libro vivo, un libro che sollecita nuovi lavori, nuove esperienze, nuove relazioni professionali. Ringraziando di nuovo tutti, vi do appuntamento alla prossima, diciamo, appuntamento che avremo qui con la Biblioteca San Matteo degli Armeni. Grazie. Grazie mille a tutti. Un saluto, arrivederci, grazie. Arrivederci. Ovviamente, ciao, arrivederci, grazie. Alle autrici che sono le prime protagoniste dei nostri lavori. Complimenti.